È ciò che si propone questa legge, ci auguriamo che il Senato possa approvarla quanto prima in maniera tale che, seppur tardivamente, il nostro Paese possa fare questo passo di civiltà. Il Partito Democratico voterà a favore. La ringrazio, onorevole Scanu. Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola al Presidente della Commissione Difesa, il Presidente Vito, immagino per un ringraziamento. Sì, un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione. Quando la legge sarà definitivamente approvata, noi faremo un apposito evento in Commissione per ricordare il centenario e ricordare questi caduti. Ma oggi, Presidente, voglio cogliere l'occasione anche per dire che oggi è scomparso il caporal maggiore dell'esercito Fabio Camini in un tragico incidente a Lucca, un nostro paracadutista. E credo di esprimere, a nome non solo della Commissione ma della Camera, le condoglianze nostre, all'esercito e a tutti gli alpini per questa tragica scomparsa. La ringrazio Presidente, ovviamente la Presidenza si associa alle condoglianze ai familiari e all'esercito per questa scomparsa. Passiamo a questo punto alla votazione. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge 2741A, disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la Prima Guerra Mondiale. La votazione è aperta. L'onorevole Bini non riesce a votare. Neanche l'onorevole Bonaccorsi. Onorevole Bini, provi a votare. Provi a votare, onorevole Bini. Ci sono altri che non riescono a votare? Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato: presenti 332, votanti 331, astenuti 1, maggioranza 166, favorevoli 331, contrari.